Buongiorno, mi chiamo Flavia Marinelli e sono il presidente del corso di studio della laurea triennale in biotecnologie. Tutte le informazioni sul corso di studio le trovate al sito www.uninsubria.it biotecnologie. Io in questa presentazione vi darò alcune informazioni sul corso di studio. Prima di tutto, dobbiamo chiederci perché è importante studiare le biotecnologie. Le biotecnologie sono la scienza applicata all'utilizzo di organismi, sistemi o processi biologici alla produzione di beni e servizi. Utilizzando gli organismi e i loro componenti, possiamo oggi migliorare la salute umana ed animale, fare interventi mirati in agricoltura e proteggere l'ambiente, sviluppare processi industriali compatibili e produrre energie pulite e sostenibili. Inoltre, la Lombardia è il distretto biotech in Italia e il cluster biomedicale farmaceutico del Canton Ticino è vicino. Perché studiare biotecnologia Varese? Abbiamo un ottimo rapporto docenti-studenti, un'ottima preparazione ampia e di base e la possibilità già dal secondo anno di indirizzarsi in due curricula, biotecnologie molecolari e biotecnologie della salute. Il corso attribuisce grande importanza alle attività pratiche in laboratorio e abbiamo dei docenti tutor che vi seguono durante il triennio in caso abbiate delle difficoltà. Potete fare un programma di internazionalizzazione. Al terzo anno abbiamo delle misure di accompagnamento al mondo del lavoro, quali scrivere un curriculum, insegnarvi a scrivere un curriculum vitae o affrontare un colloquio appunto di lavoro. Le informazioni, abbiamo visto, si trovano nel sito visto nella prima slide oppure anche entrando attraverso la didattica nel sito web di Ateneo. A questo punto, scegliendo nell'area scientifica tecnologica il corso di studio triennale in biotecnologie, potete entrare e avere tutte le informazioni. Come vedete, il corso di studio è a numero chiuso. Abbiamo 140 posti nell'anno accademico 2020-2021. È a numero chiuso per garantire proprio il numero docenti e studenti adeguato e gli spazi per attività didattica nei laboratori. L'iscrizione avviene senza test d'ingresso, in ordine cronologico, il bando apre a metà luglio e dopo l'immatricolazione ci sarà un test di autovalutazione. Per sapere la data esatta di apertura del bando e le modalità di immatricolazione dovete seguire le informazioni attentamente sul sito di Ateneo. Qui vedete abbiamo poi tutta una serie di ulteriori informazioni sul percorso di studio. Brevemente, io adesso vorrei dirvi appunto che la nostra ambizione è quella di insegnarvi a sapere, saper fare, saper essere nei settori biotecnologici avanzati, ad acquisire conoscenza di base nei sistemi biologici e nel metodo scientifico, ad avere padronanza degli aspetti molecolari e cellulari più avanzati, lavorare in laboratori e aziende anche in gruppi multidisciplinari internazionali. Cosa studierai durante la laurea? Cosa studierete durante la laurea triennale? Avrete tre aree disciplinari di studio: la parte di base, la parte scientifica di base, la formazione biologica e poi la formazione biotecnologica di base. Queste tre aree si articolano in una serie di insegnamenti. Al primo anno sono quelli più di base, già dal secondo anno si scelgono alcuni temi curriculari e al terzo anno la formazione appunto è indirizzata verso la parte biotecnologica in base soprattutto al curriculum che avete scelto. Importante che a conclusione del triennio avrete 200 ore di laboratorio per poter poi affrontare la tesi e questa è un'esperienza molto importante perché vi dà appunto quelle competenze pratiche che diciamo il corso di studio vuole assolutamente erogare ai propri studenti. Se volete fare un'esperienza Erasmus, potete andare a passare un semestre all'estero o fare il tirocinio all'estero attraverso i vari accordi che ha l'Ateneo. E che cosa farete dopo il triennio? La maggior parte degli studenti a livello nazionale prosegue verso una laurea magistrale. Noi ne abbiamo, offriamo due. Biotecnologie molecolari industriali e Biomedical Science, tutte e due in doppio titolo, oppure potete fare la laurea magistrale presso un altro ateneo o anche terminare il ciclo di studi. A questo punto potrete trovare occupazione in un laboratorio pubblico o privato, in un'azienda o diciamo anche sostenere l'esame di Stato per il biologo junior. In generale, appunto, le aree di applicazione di un biotecnologo sono divise per colore. Abbiamo le biotecnologie rosse, che sono quelle mediche e farmaceutiche, quelle verdi nell'agricoltura, quelle bianche nei processi industriali e quelle marine,
E quindi diciamo questi sono i campi in cui potete trovare una poi vostra collocazione professionale. Con questo finito vi auguro buona fine anno scolastico e di fare la scelta migliore per il vostro futuro. Arrivederci.